Mi sono occupata della direzione della Pinacoteca Nazionale di Siena dal 1980 al 2017 e ho potuto attraversare in questo periodo tutta un'amplissima gamma di variazioni nel significato della parola museo e della maniera di gestire un museo. Sono stati anni estremamente produttivi, fecondi, pieni di entusiasmo, pieni di difficoltà. Bisognerà forse fare un momento mente locale su che cosa vuol dire museo, il Tempio delle Muse, cioè era il luogo dove si raccoglievano gli oggetti più preziosi che diciamo dai tempi più antichi veniva vissuta come un'esigenza connaturata alla natura umana, circondarsi degli oggetti di affezione, cioè di quegli oggetti che scandiscono la tua vita, che ti fanno sentire meglio, che ti fanno sentire in qualche modo anche protetto rispetto alla necessità di avere intorno a te le cose con cui stai bene. E su questo concetto di stare bene vedrete che torneremo più avanti. Lo museo quindi inteso all'inizio come ansia di possesso da parte dei collezionisti. Scusate, ormai siamo abituati a questa mascheratura sacrosanta, ma scusate. Museo, quindi, scusate, collezione come necessità insita proprio nella natura umana. Abbiamo trovato delle collezioni anche in grotte rupestri antichissime per dimostrare che questa voglia di circondarsi di oggetti di affezione è una specie di necessità basilare. E scorrendo diciamo, l'idea stessa di collezione di museo si trova nelle Wunderkammern di origine rinascimentale, che erano questi luoghi dove si raccoglievano oggetti preziosi, rari, che non erano alla portata di tutti e che non si trovavano nella quotidianità, che potevano essere naturalia, cioè oggetti che venivano reperiti in natura, fossili, coralli, pietre particolari, conchiglie, o artificialia, che erano invece manufatti originati dalla abile artificiosità umana. E quindi questo diventava una sorta di orgoglio per il collezionista che poteva anche distinguersi da un punto di vista sociale rispetto agli altri che non avevano modo di raccogliere queste meraviglie. Dalle immagini potete vedere di questi dipinti 4-5 centeschi come questa mania del raccoglitore fosse veramente una sorta di necessità anche delle classi più abbienti per dimostrare il proprio potere. Non ci dimentichiamo che i bottini di guerra sono stati da sempre un modo per esercitare la propria capacità di sopraffare un altro, il nemico, fin dai tempi dell'Impero Romano, ma in tempi più recenti pensiamo alle spoliazioni napoleoniche, pensiamo ai famigerati, le famigerate trasferimenti di interi patrimoni culturali italiani anche durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi a questa mania del collezionismo come dire, si deve anche l'accumulo di oggetti importanti e preziosi e anche la nascita dei primi musei, pensiamo alle gallerie fiorentine che nascono dalle volontà dei medici di acquisire quanto più possibile tesori a glorificazione anche delle proprie imprese. Gli studioli medicei che raccoglievano anche la, come dire, una specie di summa di tutto ciò che la capacità umana poteva realizzare nell'arte delle scienze e delle arti. Bisogna però arrivare invece all'illuminismo, al Settecento, per avere una nuova concezione di museo. Il museo diventa un luogo dove raccogliere i patrimoni collettivi, i patrimoni cioè che appartengono a una comunità di riferimento che riconosce in quei patrimoni una sorta di trasmissione della propria capacità di elaborazione culturale. L'immagine di quello che chiamo il mio museo, ahimè non più, che è la Pinacoteca Nazionale di Siena, è proprio un esempio di quel tipo di atteggiamento intellettuale. Nato nella seconda metà del Settecento, per la volontà dell'abate Giuseppe Ciaccheri, che era direttore dell'allora biblioteca, quella che ora è la Biblioteca degli Intronati,
rispondeva a un'esigenza particolare che era quella di dimostrare che la grandiosità della pittura senese, cosiddetta delle origini fondi oro, nulla aveva a che invidiare a quella fiorentina. E quindi lui, con una caparbietà ed un gusto proprio collezionistico di grande raffinatezza, salvò dalla sicura dispersione interi patrimoni che per il cambiare dei gusti e delle mode erano finiti relegati in luoghi molto meno accessibili, e creò questa grandiosa collezione che oggi è sotto gli occhi di tutti e che costituisce un vanto non solo dei musei senesi, ma dell'intera cultura storico-artistica per chi voglia conoscere la realtà della pittura gotica. Museo per tutti, vi dicevo, e ecco, in questa lunga evoluzione io ho attraversato i problemi legati al museo e alla museografia per oltre 30 anni ed ho assistito ad una necessità di aggiornamento di ciò che si deve fare all'interno del museo particolarmente sensibile. La definizione che fu data nel 1985 dall'International Council of Museum, che è questa organizzazione internazionale che raduna tutti coloro che si occupano di musei, è estremamente valida ancora oggi. Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, compie ricerche, espone e comunica il patrimonio materiale e immateriale dell'umanità e del suo ambiente per finalità di educazione, di studio e di diletto. Un concentrato di tutto ciò che è quella che si chiama la mission del museo, che innanzitutto deve raccogliere i propri patrimoni e conservarli al meglio per poterli trasmettere, ma subito dopo deve essere capace di trasmettere ciò che ha raccolto a un pubblico molto più vasto, il pubblico per esempio nato da questa esigenza di collettivizzare l'esperienza museale con finalità di educazione, studio, diletto. Ho sottolineato in rosso questa parola diletto perché delle varie definizioni che sono state date nel tempo, comprese quelle elaborate per esempio dal Ministero della Cultura, di cui ho fatto parte per quasi 40 anni, è una parola chiave per capire che la necessità attuale è quella di esercitare una divulgazione attenta, di cambiare l'approccio nei confronti di quello che non si chiama più il pubblico del museo, ma i pubblici, perché la visione elitaria di un museo destinato solo ad essere compreso da chi ha dei prerequisiti di base che lo portano a comprenderlo, è assolutamente capovolta. E quindi la parola diletto, secondo me, è un po' la chiave di lettura di tutto ciò che un museo proiettato verso il futuro dovrebbe fare. Noi ci siamo, intendo noi, coloro museografi che si sono occupati di gestione museale, sanno bene come una volta operate le operazioni di base, la raccolta, il restauro, l'attenzione, la catalogazione, rimane questo nodo insoluto e forse il più difficile da sciogliere: come comunicare il museo ad un pubblico sempre più eterogeneo, sempre più vasto, spesso che entra nel museo senza neanche sapere bene che cosa va a vedere, e come renderlo luogo piacevole, di diletto. La scommessa sarebbe far entrare nel museo pubblici che vanno per passare una mezza giornata nel proprio tempo libero, un po' con quell'approccio anglosassone, cioè in Inghilterra veramente i musei sono sempre stati all'avanguardia per questa attenzione per i pubblici, e che fa sì che si vada là dentro con una grande libertà anche mentale, senza costrizioni di tipo negativo. Quando il Ministero un tempo ci permetteva di aggiornarci sulle tematiche inerenti al lavoro all'interno del museo, ricordo che in una sessione dedicata alle disabilità, quindi all'abbattimento delle cosiddette barriere all'interno dei musei, mi colpì molto la relazione che fu tenuta su una disabilità, chiamiamo psicologica, cioè di quel pubblico che si ferma davanti alla soglia del museo e non la oltrepassa, ritenendo di non essere in grado, da un punto di vista culturale, di comprenderne appieno la portata, le collezioni. Ed ecco allora che credo che sempre di più questo tipo di atteggiamento vada combattuto e risolto, ed abbattere questa sorta di
ritegno di tipo psicologico e quindi far frequentare il museo in maniera libera sia uno dei nostri compiti fondamentali. Chiaramente bisognerà rivoluzionare il modo di esporre le collezioni. L'attenta, diciamo, è assolutamente corretta da un punto di vista scientifico, l'attenta esposizione di tipo filologico con la correttezza delle epoche storiche, dell'attribuzione ai vari autori. È fondamentale e la diamo quasi per scontata. Ma adesso bisogna fare ricorso al tema emozionale, cioè bisogna che il museo riesca a coinvolgere questi pubblici estremamente variegati in una maniera che parli all'individuo nella sua complessità. E non a caso le recenti attenzioni che questo International Council on Museum sta portando per l'evoluzione di un museo in senso più innovativo, riguarda proprio la capacità di mettere l'individuo come centralità del museo e non tanto gli oggetti che questo museo espone. Credetemi, non è una scommessa facile, soprattutto per chi come noi, ma mi auguro che le nuove generazioni invece saranno più, come dire, propense ad accogliere questi suggerimenti e questi stimoli, per chi come noi era stato educato ad offrire una visione, ripeto, molto corretta da un punto di vista dell'approfondimento dello studio e della ricerca. E invece bisogna essere capaci a questo punto di dialogare e di mettersi in gioco con le nuove tecnologie, con la facilità di conoscere che il nostro mondo attuale ci porta a dover affrontare e quindi creare degli scenari che io chiamo emozionali, come una sorta di teatralizzazione del museo che porti chiunque entra all'interno di questi luoghi, che ritengo siano ancora oggi sacri, a viverlo come un'esperienza che accresce la propria individualità e non solo dal punto di vista cognitivo ed intellettuale. Questo è quanto, noi affidiamo a chi dopo di noi speriamo saprà raccogliere la sfida, confermando che per chi ci crede e per chi ha la fortuna di lavorare all'interno di un luogo museale, credetemi, questo è uno dei mestieri più belli del mondo. Grazie.